Dal Vangelo secondo Giovanni. Il giorno dopo Gesù volle partire per la Galilea. Trovò Filippo e gli disse: Seguimi. Filippo era di Bezzai, dalla città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti. Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazareth. Natanaele gli disse: Da Nazareth può venire qualcosa di buono? Filippo gli rispose: Vieni e vedi. Gesù, intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: Come mi conosci? Gli rispose Gesù: Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio. Tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse: in verità io ti dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Quanti nomi nel Vangelo di oggi? Natanaele, Filippo, Andrea, Giuseppe e poi Mosè, i profeti, tanti nomi che emergono dal Vangelo di oggi con i quali Gesù ha a che fare. Gesù è proprio questo snodo, questo punto d'incontro di, potremmo dire, di tutti i nomi, di tutti i personaggi che compaiono all'interno della scrittura. Gesù è il punto d'incontro, colui che collega tutto. E questo ci dice una perla importante per la nostra vita, e cioè che quando noi non troviamo la soluzione di ciò che ci capita, apriamoci alla presenza di Gesù. Facciamo passare le cose attraverso di Lui. Non significa che Lui ha la bacchetta magica e puff, tutto viene sistemato, tutto va al posto giusto. No, no. È che è impossibile non lasciare e passare il Signore nella propria vita e non vedere luce, non vedere un tratto di strada da percorrere. Il Signore ci offre il suo modo di vedere, la sua soluzione. Magari non la comprendiamo subito, ma è impossibile non intravedere la strada che ci si spalanca davanti. E dice Gesù alla fine di questo Vangelo: vedrai cose più grandi di queste. È il tema dello stupore. Quando lasciamo entrare Dio nella nostra vita, piano piano cresce in noi lo stupore per quelle cose che Lui ci comunica. E facciamo esperienza che Dio è veramente fedele, che Dio non ci abbandona, che Dio non si accontenta di dirci fai così, ma che le cose le vive con noi, le vicende le vive con noi, le nostre lacrime piange con noi e le nostre risate condivide con noi. Scopriremo che veramente Lui è l'Emmanuele, il Dio con noi, che non abbandona mai.